Secondo me anche il giorno di Ferragosto si può mangiare un piatto così. Buonissimo. Buono. Adesso sapete cosa faccio? Vado di là e me lo finisco. Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Uè, ragazzi, oggi prepariamo un risottino al salto, eh. Allora, ci siamo ragazzi, risotto al salto con l'osso buco, come si faceva veramente una volta, la gremolada. Bene, allora, per prima cosa prendo una bella padella e ce l'ho qua, accendiamo. Ok, allora mettiamo dentro un pochino di olio. Così. Poi metto dentro un po' di guanciale, così, l'osso buco che ce l'ho già qua, prendo un po' di farina, osso buco, qua, meraviglia, guardate che roba ragazzi. Ce l'abbiamo qua così. Facciamo andare qua. Ok, facciamo andare bene. Ok, loro vanno. Facciamo tutto direttamente qua, eh. Poi metto dentro uno spicchiettino di aglio. Ce l'ho qua. Bagno con un po' di vino bianco. Li appoggio 2 secondi qua, che voglio prima fare una cosa. Ok, bene. Aggiungo la cipolla. Ok, così. Poi aggiungo il sedano, carota, faccio andare bene. Io aggiungo anche un po' di buccia di limone dentro qua, ancora un po' di guanciale, metto una noce di burro. Ok, vado. Faccio andare così, bello rosolato, ma non deve bruciare. Attenzione. Metto il brodo. Così. Poi aggiungo un po' di concentrato di pomodoro. Un po' di pomodoro passata, un po' di pepe, ci siamo, un po' di garnish, questo, rosmarino, alloro, salvia, lo butto dentro, così faccio prima una bella giratina, sciolgo il tutto, così. Butto dentro, qua al centro, poi prendo la carne, metto dentro così, ok, aggiungo ancora del brodo, e adesso faccio restringere il tutto. Intanto che l'osso buco va e lo lasciamo andare per un'oretta e mezzo, forse anche qualcosa in più. Comunque si deve asciugare tutto, vediamo la cottura, aggiungiamo ancora del brodo, bla 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 bla. Intanto ho preparato qui del riso allo zafferano con i piselli. Ho preparato ieri, perché ce lo siamo mangiati così, ne è rimasto, allora per questo ho pensato di preparare un bel risottino al salto.
Allora, l'ossobuco sta andando alla grandissima, ci siamo quasi, eh? Allora, padella e prepariamo il riso al sardo. Un po' di olio. Io metto sempre il mio lardo dentro, così giusto per insaporire, dopo lo vado a togliere. Poi prepariamo, ho preparato del riso, eccolo qua. Metto un po' di olio anche qua, così. Poi si fa da solo, io l'ho schiacciato un po' così, perché dobbiamo dargli una bella forma. Prendo questo, lo andiamo proprio a tostare bene. Wow, si può rompere ma non è un problema, perché poi si farà subito su un'altra volta. Non deve essere proprio bello rotondo, deve essere, anche se si rompe un po' da qualche parte, un po' da una parte, non deve essere proprio regolare, perché poi dopo ci aiutiamo con un cucchiaio, così. Il riso deve proprio abbrustolire, Super, eccolo qua, voilà. Eccolo qua, vedete com'è diventato bello? Magia della cucina! Ok, ci siamo. Siamo pronti per impiattare questa meraviglia. Ce l'abbiamo qua, così. Voilà. Un pezzo di carne qua. Un pezzo di carne qua, così. Voilà, l'osso col suo midollo lo infiliamo qui, prendiamo un po' di sughetto, ce l'abbiamo qua così, vi posso assicurare, amici cari, che è una vera delizia. Questa è una parte buona che la andiamo a mettere qui così, che è l'altra parte di midollo. Prendiamo un po' di limone, così, ci siamo. Prendiamo un po' di prezzemolino, così proprio a vivo. Un po' di pepe, così un ramettino di rosmarino qua, e lo possiamo mettere. Vai, ecco, il risotto al salto con l'ossobuco è pronto, non ci resta solo che mangiarlo, magari far venire anche il nostro vicino di casa a pranzo o a cena con noi. Guarda che rolo! Bene, siamo arrivati anche all'assaggio di questo meraviglioso piatto, riso al salto con ossobuco. Che è una roba, secondo me anche il giorno di Ferragosto si può mangiare un piatto così. Buonissimo. Buono. Adesso sapete cosa faccio? Vado di là e me lo finisco.